Benvenuti in questo nuovo video di Roblox. Quest'oggi dobbiamo scappare da una prigione. In questo momento c'è un poliziotto che fa puzzette andando in giro. Ah, era quello il rumore. Sì, era esattamente quello il rumore. Dobbiamo scappare da lui, che è il cattivo di questa mappa. Dobbiamo cercare di scappare. Quante volte dovete scappare? Cosa dobbiamo fare oggi, Steph? Scappare, rimanere in cella. Dai, come sempre, siamo con i consolini. Come sempre potete giocare con noi. Link nel gruppo in descrizione. Sapete che su Roblox giochiamo sempre con voi ed è una cosa che ci piace tantissimo. Dobbiamo fuggire. Andiamo. Io faccio così. Faccio così. Guarda, guarda. Allora c'è un po' di traffico. Faccio in questa così. Scala, non vado riesco a qui. Mi allora, se non smette di fare le puzzette, io mi triggerò. Allora, da questa parte. Ci sei, Fere? Sì. Perfetto. Fere? Credo. Fere? Ok, scusa, non riuscivo ad aprire. Non avevo capito che dovevo premere. Ci sono, okay. Allora, si poteva scegliere la difficoltà e abbiamo messo difficile. C'era facile e difficile, abbiamo messo difficile. Quindi vediamo quanto sarà complesso. Ok. Parecchio. No, ma sono un po' un imbecille. E ognuno sceglie la sua. E questa cosa è incredibile. Sì, esatto. Perché ognuno si può scegliere facile o difficile. Quindi si gioca la sua partita, sì, insomma. È molto carina come cosa. Sì, siamo un po' troppi qui sopra. Cioè c'è so. Un po' di lo di so. Traffico, ecco. Un pochino di difficoltà aggiuntive. Allora, devi No, Steph, che è sta roba? No, però mi avete buttato giù, ragazzi. Non si fa. No, no, credo che ognuno. No, mi hanno totalmente spinto. Io ero ferma qui, mi hanno spinto e mi hanno buttato giù. Ognuno vede il suo? Sì, sì. Ok. È difficilissima sta roba, ma non pazzo. È banale oggi, eh? Qua ci divertiamo. Finalmente un hobby più difficile. Un hobby escape. Questo è più un escape che un hobby, però un hobby escape. Vai, fai tutto tempismi. Era un pochino troppo presto. Ce l'ho fatta! Tutta zitta in silenzio! Tryhard. Da. Ma non si è, da, non si è aperta, da. Ragazzi. Non si è aperta. Ce l'ho fatta, me ne vado. No, Steph, aiutami. E come? Non lo so. Hai bisogno di Super Steph? No. È successo solo su GTA fino ad oggi, Super Steph. No, grazie. Potrebbe succedere anche su GTA. No, allora, il problema è che c'è troppa gente, capisci? E non fa fare le cose assieme. Mi state dicendo che io... Vabbè, ma... Adesso... Non salta più, Steph, io non so che fa. Ok. Ok. Allora, non devo morire qua. Ok, ce l'ho fatta, Steph, sto arrivando. Cos'hai comprato? No, cos'hai comprato? Che è sta roba? Sto rubando i consolini. E dove li butti? Posso prendere anche il poliziotto? No, prendi me. Aspetta. No, mi hai buttato fuori. No, Steph. Ti ho buttato fuori dalla mappa? Sono fuori dalla mappa. Vedo cose che voi umani non potete neanche comprendere. Mi ha preso il poliziotto, maledetto. Allora, infame. Resetto, Steph, se devo rifà tutto perché tu mi hai buttato fuori dalla mappa. Fere. One eternity later. Bentornata. Non ti parlo più. Fere? Però devo dire che per farsi perdonare ha rifatto lui tutti gli altri. Ecco. Grazie. Andiamo. Non buttare più nessun fuori con quella roba. Sto morendo. Sto per morire. Mi stanno seguendo. Mi ha ucciso. Mi ha preso. Ma prendi qualcun altro. Siamo devo in tanti. Fere, no. Ognuno al suo. Ognuno okay, al suo. Ok. E quello è il problema. Ma noi abbiamo messo hard, quindi sto roba ma è velocissima. Sì, è molto più capisci? Difficile. Capisci? È molto più veloce del normale. Ma poi qua c'è un bottone che non ho capito se devo premere. Nel dubbio l'ho premuto. C'è qualcosa che posso comprare per rendermi la vita più bella? Beh, sì, il jetpack. Sì. No, beh, quel sì non è piaciuto per niente. Sì, hai ragione. Io stavo per comprare la bibita che ti fa togliere la gravità, ma il jetpack ho apprezzato molto il tuo consiglio. Per non devi spendere 50 euro, lo sai? No, non ho speso 50 euro. Consolini, toglietevi! Noi abbiamo il laser a differenza vostra, mannaggia. Cioè, ma io sono entrata al poliziotto, c'era già. Vedete, che devo fare? Tipo, Angelica è perfettamente su laser e non viene colpita perché per loro non c'è questo laser. Perché hanno scelto voi easy. Voi avete scelto la modalità easy. Ok, sono sceso, Fere. Devo star calmo, non mi devo arrabbiare. È tutto a posto, è tutto andato bene. Allora io mi metto in questo tubo e provo a usare il jetpack. Come si usa sta roba? Una scienza pure questa. Fatto il bagno puzzolente, scendiamo da questa parte. Allora. E andiamo. Allora, il jetpack va usato con... parsimonia? Sì, perché esci fuori dalla mappa pure con quello. No, quindi... dimmi che non hai buggato. No. Non hai buggato? Mi sono fermata prima di buggare perché ho capito quello che stava per succedere. Okay. Avevo praticamente la testa fuori dal soffitto, quindi ho fatto nope, torno indietro. Ok. Allora, ragazzi, come dovrei fare se si è rotta la struttura? Scusatemi. Steph, come si apre però? Ah, dovevo schiacciare anche il bottone. Io sto impazzendo. Ah, posso buggarlo, uscire dalla mappa e tornare dove Steph? Perché, cioè, io davvero non capisco.
Ci ho comprato il jetpack, ho speso un sacco di soldi e non si apre la grata perché la tua mappa fa schifo. Calma. No, Steph, cioè calma. Io sono scesa a premere il bottone, non succede nulla, non cambia nulla. Lo so, anche a me non funzionava, però infatti sono potuto andare anche senza farlo, quindi è quello che non capisco. Allora, riprovo a premere il bottone. Hopla. Poi volo, così non mi prende sto fallitone. Palesemente i consolini non vedono questi spuntoni comunque. Steph, non so che dirti, cioè davvero non va. No. Che schifo però, dai. C'è una palla di roccia gigante. Sono morto. Io non so neanche cosa poter fare, Fere. So che dirti. Non posso far nulla per te? No, non riesco a buggare e uscire fuori perché io volevo uscire fuori dalla stanza. Però più di un certo tanto non ti fa uscire col jetpack. Volevo proprio uscire fuori dal soffitto e skipparmelo. Però non c'è modo. Ok. E qui non si apre, siamo tutti fermi qua. Ma non hanno neanche la palla loro. Fere, ma la modalità easy non ha senso. È troppo easy. E letteralmente c'è un livello dove loro dovevano solo correre dritto. Io dovevo schivare una palla gigante fatta di lava. E loro correvano dritti. Vabbè. No, vedete che qua ho anche le trappole a cui pensare. Queste sono sicuro che ci abbiamo solo noi. Perché avevo letto proprio che la differenza stava. Sì. Come si fa? Ho sentito da tanti. Allora. Ah, non so che dirti, Steph. Sai che adesso è diventato un poliziotto medievale? Pure! Sì. Fa molto ridere. Ma io posso passare? No. Aspetta, Steph! Cosa? Forse la sbaggo! Davvero? L'ho sbaggata. Sì. Ho continuato. Non ho mollato neanche per un secondo e ce l'ho fatta. Arrivederci. Brava. Pratica, ho continuato, ho resettato. Ho provato a rigiocarla continuamente cercando di premere il bottone. Prima o poi me l'ha fatto premere dopo 540 tentativi, proprio precisi. E sono riuscita quindi a proseguire. Arrivo. Finalmente. Steph. Arrivo. Finalmente. Ma qui è nel cesto che sta a fare le sue robe. Fere, guarda, ma io che è sta roba? Ho visto qualunque cosa brutta ti può venire in mente. Ok, cioè, sto arrivando, dai, no, ce la faccio. No, non stai arrivando. No, sta più, no, jetpack, no. Schifo tutto. Ah beh, effettivamente. Ma se ne frega, cioè mi avete fatto arrabbiare in mille modi diversi. Vogliamo parlare dell'ascensore che si incastra? Bene. Non ne avevo visto bug oggi. Ma che è successo? Anche perché poi abbiamo giocato un sacco di mappe di questo creatore. E sono sempre state super carine, super ben fatte, quindi non capisco. Che carina questa idea però. Io adoro, ho sempre adorato i parkour veloci così. È una cosa che adoro alla follia. Sono felicissimo. Bellissimo, guardate che figata. Papà, papà. Morto. Mi ricorda quando abbiamo fatto la death run di Flash su Fortnite. È stata in assoluto la mia death run preferita di sempre. Bellissima e stra divertente. Dimmi. Adesso? Dove sei? Ho superato la palla e sto cadendo nel vuoto. La palla quella infuocata, no? Ok. Ah no, dovevo andare dall'altra parte. Non sì, non c'è un posto dove salire. Ho appena fatto un rutto gigantesco. Wow. Già, ma proprio infinito. Da questa parte, storage. Ok. E vedi, e chi ha easy non vede quella palla. Ah, deve solo. Sì, deve solo morta correre. Anche vedendola, mannaggia. Dicevo, non ha senso allora la difficoltà. Lo parte so. Con quella easy, cioè. Lo so. È troppo di più. Lo so, è assurdo. Steph, io sto avendo difficoltà a capire il livello con le trappole. Oh my god. E devi andare ad aprire tre volte quella roba da far girare. Devi premerla tre volte. Ah. E mentre muori un po' di volte, però poi lo apri, a quel punto giri attorno, vai a nella porta. A me la fa premere solo una volta. Davvero? Sì, uno di tre. Devi premerla altre volte. Due di tre, tre. Vedi? Di tre. E poi volo col jetpack e scopo. Scopo. Bella vita quella col jetpack. Ma ci puoi contare, guarda, i 250 Robux. Meglio spesi di tutta la mia vita. Ciao, povero. No. Anche qui loro hanno solo il parkour. Io ho delle palle in ferro che mi colpiscono. Cioè, guarda che l'hard è veramente hard. E vabbè, finalmente ci sta. Sì, no, infatti ci sta, però. Sto prendendo. Fermo. Allora, è un po' ingestibile sto jetpack. Mi fa ridere che c'è una consolina con me che si chiama Serenichi. Allora, 23178. Quindi 23178. E mi aspetta. Quindi fa le cose prima di me e poi arrivo io col jetpack. Oh mio Dio! Scusami, Fere, ma avevo un momento poco facile. Siamo qua. Qui? Si apre sta porta. Ok, io vado qui e devo. Bello! Okay, sto prendendo una scala letteralmente con le mani. Questa scala ce l'abbiamo uguale a casa. È vero. Non esco dalla porta, però quella scala. È esattamente uguale a quella che abbiamo a casa. Sì, sì, un po' più. No, anche i gradini sono giusti. È che è un po' sproporzionata rispetto a noi, però è giusta.
Cioè, uguale. E poi era già nella casa, quindi non è che l'abbiamo comprata noi, era già così. Era compresa con questa casa. Ti danno anche le scale in regalo. Oh my god. Perfetto. No, no, che sto facendo? Aiuto. Come ci salgo ragazzi, qui sopra? Qua io ve lo dico onestamente, sarà totalmente a fortuna. E infatti ragazzi, non ne ho avuto. Io, sai che c'è? Che non capisco le strade. Sì. No, sono morta, come sono morta, Stefano. Finalmente. Io non capisco. Cosa devo fare? Devo combatterlo? Come lo combatto? Perché ha la vita? Perché ha la vita sto qua? Ok. Prima o poi capirò il significato della mia vita. No, 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 ma non mi può pure rallentare. Ok. Stefan. Devo prendere il food zucca. Il food zucca. Nel livello delle valvole, quante sono le valvole da chiudere? Non è il momento. Sono morto. E adesso non c'ho più il food zucca. Pa, 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 pa. Ok. No. Sì. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Con il food zucca. Ho sconfitto lo chef. Posso andare avanti. Uff. È stupenda sta mappa. È divertentissima. Adesso. Allora io. Scivolone. Sto arrivando, sto facendo una parte in cui devo saltare velocissima e non riesco a farla, quindi. Quanto mi manca ad arrivare dropper da te? Al contrario. Ma ragazzi, dropper. Uno quanto è lungo, due quanto va veloce Steph. Hai visto? No, non è un complimento, cioè. Non è un complimento? No, non devi prenderlo come un complimento. Ma questo sembra Fortnite, Steph. Sono morto. Quale? Quando devi andare con la velocità che è il vento dietro e devi fare quei salti. Non sembra una testa di Fortnite. Sì, sembra una testa di Fortnite, vero. Che incubo. Non me le ricorda. Ma siamo pazzi? Ti scongiuro. Ti prego. Ti prego. Non ora. Ma non è umanamente possibile questa roba. No. Sì. 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 Ce l'ho fatta. Sì. E Seba. Questo è per pochi. E Seba caralho. Andiamo qua. I miei limiti di pazienza, Steph. Here. Cosa? Ah! Devo piazzare queste? Che figo! Quindi poi... No, che sfortuna! Un'altra. Io muoio anche col jetpack, Steph. Come fai a fare sta modalità? Si vede che tu sei più allenato dalle dettra. Cioè, che ti devo dire? Bene, c'è quella parte in cui devi... Hai, non lo so, quelle X che girano e devi andare nel tubo con la ventola sotto. Cioè, è impossibile. Si vede che sono un campioncino. Impossibile. Diciamolo. Diciamolo. Ammettiamolo. Ce l'ho fatta finalmente. Ho trovato la tecnica. Grazie al mio jetpack ovviamente. Dov'è Steph? Perché non lo raggiungo mai? Però non credo che potrei. Dove sei? Ma io sto correndo come una matta. Schippo anche i livelli. Cioè più te così. C'è lo chef. Opla. Shoot the arms. No. No. Ma lo devo uccidere. Come cavolo dovrei fare. Mi ha preso a padellate in testa, letteralmente. Cioè, proprio se gli spacco così. Almeno un braccio. Mi ha ucciso con un colpo di braccio. Io sento Steph che fa robe, ragazzi. Lì sto sconfiggendo un boss che ha delle mitragliette. Ho saltato le mitragliette. No, di nuovo bug. Però, ragazzi, non potete fare delle mappe così buggate. Sono un pro player. Ah, si è ripresa. Arrivederci, scarzone. Non puoi nulla. C'è il veicolo della SWAT. Salgo nel veicolo della SWAT. Ti ucciderò, mannaggia, Steph. Sto combattendo col Fuzuka. Bellissimo, vero? Bellissimo. Mi sono autocolpita, non vedo niente. 130! L'ho ucciso! Bene, scappo! Eppure esploso alla fine, stavo per morire. E Seba! Ce l'ho fatta. Ok. Arrivo, Steph. Scendiamo qua. Ho finito la mappa. C'è lo scivolone! Sono nello scivolone! Sì, ho finito la mappa. Come hai finito la mappa? Sì. Dai, Steph. Già. Perché non mi aspetto? Come posso aver fatto lo scivolone e sono morta? Perché devi saltare. Ok. Altrimenti rimbalzi troppo. Dopo lo scivolone c'hai altri 2-3 livelli. Ma rimbalzo uguale, ma che schifo. Con la boss fight da fare. Sì. Ok. Divertente. Sono con tutti. Abbiamo finito, dai, va bene. Non ho finito. È stata un'esperienza strana comunque. Sto finendo gli ultimi salti. No, hai finito, dai. Ho finito. È stata un'esperienza molto particolare. Vogliamo vedere tutto il finale. Dopo sta sofferenza che ho fatto. Eccolo. Eccolo qui. Eccolo qui il finale. Che poi è un collegamento alla mappa del poliziotto Sirena. Siren Cop? Sì. Quella che abbiamo giocato, sì. Sì. No.
Ma questa cosa è stupenda. Ma io posso... Allora... No, mi hanno fregato. Il drop era al contrario, no. Mi hanno fregato, sono finito in un'altra mappa. Steph, non devi mai fare queste cose. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.